Gli americani sono pazzi della loro nazionale femminile di calcio. Eppure la finale dei mondiali in programma domenica a Lione non sembra essere USA contro Olanda, bensì Rapinoe contro Trump. Pomo della discordia, Megan Rapinoe, l'attaccante della squadra Stelle Strisce. Già un paio di settimane fa aveva dichiarato che in caso di vittoria mondiale non sarebbe mai andata alla Casa Bianca a festeggiare e ha ribadito il concetto in alcune recenti interviste, causando la reazione stizzita di Trump. A 33 anni Megan Rapinoe, con quel look anticonformista, è diventata la paladina per i diritti delle donne calciatrici e per protestare contro la politica di Trump si rifiuta di cantare l'inno americano. La patata bollente in conferenza stampa tocca l'altra star, Alex Morgan. Penso che prenderemo una decisione dopo aver finito la partita di domenica. Penso che ci siano state troppe inutili polemiche sulla Casa Bianca e su Trump. Ma prima dobbiamo vincere e poi saprete anche voi se andremo tutte o no alla Casa Bianca. Clima decisamente più disteso in casa olandese. Il raggiungimento della prima finale della storia è già uno straordinario risultato. La CT Sarina Wiegman sta preparando le trappole per le americane. Le campionesse d'Europa olandesi non hanno niente da perdere contro le campionesse del mondo, ma potranno giocare senza troppa pressione sulle spalle. Dietro di loro c'è un intero paese, l'Olanda, che non ha mai vinto i mondiali di calcio, nemmeno ai tempi di Cruyff, e nonostante tre finali. Chissà che non sia la volta buona.